illustra l'interrogazione numero 44 concernente la nuova denominazione del Ministero dell'Agricoltura e gli obiettivi del Dicastero in materia di sovranità alimentare. 3 minuti, prego. Grazie Presidente, e buongiorno e benvenuto Ministro. Non le nascondiamo che è un onore per me, ma anche per noi, vederla seduta su quei banchi, ma soprattutto vedere la sua attività impegnata fortemente in questi giorni all'interno di uno dei dicasteri più strategici per questa nazione. E abbiamo apprezzato il suo dinamismo e abbiamo letto con qualche grande perplessità, insomma, qualche voce di critica che si è alzata circa la sua scelta di nominare sovranità alimentare all'interno del nome del dicastero. Beh, un concetto, la sovranità alimentare, che invece dovrebbe unire, perché nasce dal movimento Vita Campesina, Terra Campesina, che all'inizio degli anni 90 si batteva per un cibo equo e per la qualità del cibo a favore di tutte le genti, ma non solo, che è sovranità alimentare addirittura sancita dalla Costituzione di qualche nazione, penso all'Ecuador o al Venezuela, ma addirittura è il nome stesso di un ministero come quello francese, così tanto caro all'ala progressista che non smette mai di dare lezioni anche sul passato e da auspicare morti di persone che nulla hanno a che fare né con questo governo né tantomeno con l'agricoltura, ma noi soprassediamo a tutto ciò nella consapevolezza che qui oggi gli italiani ci chiedono di risolvere problemi ben più ingenti, e li abbiamo sentiti, anche legati alla sovranità, anche quello dell'acqua stessa, quello del cibo sintetico, a quello del grano, che sono problemi contingenti come quello stesso delle bufale, che oggi devono trovare risposta grazie alla nostra azione di governo. Per cui noi le chiediamo, signor Ministro, quali siano le motivazioni che l'hanno indotte a introdurre questo concetto di sovranità alimentare e quali siano gli obiettivi che lei intende perseguire grazie a questo nome. La ringrazio. Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, onorevole Lollobrigida, risponde a questa interrogazione. A 3 minuti, Ministro. Grazie ancora. Mi attengo alla replica al collega senatore De Carlo. Intanto Tolkien ha molto a che fare con le politiche agricole, chiunque abbia avuto modo di leggerlo o anche di vederlo attraverso la filmografia, insomma, si sarà reso conto che c'è un'attinenza stretta tra quel modello e il modello agricolo che molti dei nostri agricoltori perseguono con un attaccamento forte alla loro terra e ai valori che rappresenta. Sono contento davvero che lei mi permetta oggi di precisare alcune cose, le ha dette, ma le ripeterò anche perché a volte giova ripetere, come dicevano i latini. Ringrazio per l'opportunità che mi viene data di illustrare in modo chiaro la scelta della nuova denominazione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Vorrei subito rassicurare alcuni parlamentari che nei giorni scorsi si sono mostrati allarmati del fatto che l'ananas non verrà messa fuori legge. Lo faccio prendendo a prestito le parole del consigliere delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia. Chi ironizza su frutta e ananas, oltre a una caduta di stile, dimostra di non aver compreso qual è la posta in gioco. E aggiunge: la sovranità alimentare non è autarchia, è difesa delle proprie produzioni e dei propri modelli in un mercato globale equo. La sovranità alimentare ha una precisa storia e una grande valenza, spiegata bene dal fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, che voglio ringraziare pubblicamente perché ha spiegato in maniera dettagliata nei giorni del dibattito. Da una parte c'erano i meme, dall'altra c'era Slow Food, Carlo Petrini, tanti docenti universitari a spiegare questo concetto. E lui lo descrive: è la stella polare per affrontare la rigenerazione dell'agricoltura nel mondo. È un concetto per cui si battono da anni tanti movimenti, alcuni il collega De Carlo li ha citati. Petrini afferma anche che, se applicata correttamente, la sovranità alimentare crea una tensione positiva tra dimensione locale e globale e permette ai popoli di essere davvero liberi nella scelta di ciò che vogliono produrre e consumare, mettendo al centro il benessere delle persone e del pianeta. La sovranità alimentare, inoltre, per quanto possa risultare innovativa e dirompente nel quadro della semantica istituzionale italiana, ovviamente, non è un concetto nuovo, nemmeno al di fuori dei nostri confini nazionali. Non è un mistero, infatti, che già altre nazioni prima di noi hanno attribuito rilevanza, addirittura costituzionale, lo richiamava il collega De Carlo, in economie particolarmente deboli e con governi non esattamente di centrodestra, dandogli addirittura rango costituzionale.
Venezuela, Ecuador e altri che non vado a citare per non annoiarvi. In Francia, da anni, la Francia di Macron per l'esattezza, è stata adottata analoga denominazione, Ministère dell'Agricoltura e della Sovranité Alimentaire. Scelta utile questa e in linea con il Trattato del Quirinale, che occorre ora declinare e omogenizzare in una politica coordinata di difesa dei prodotti, perché i francesi lo hanno fatto meglio di noi e ora che anche noi imitiamo i francesi da questo punto di vista nella difesa dei nostri prodotti e dei nostri produttori e della qualità del cibo. Si vuole inoltre assicurare in linea tendenziale la sicurezza degli approvvigionamenti, che la triste esperienza della guerra russo-ucraina e della crisi che ne è derivata ha fatto scoprire a tanti italiani. Noi non abbiamo fertilizzanti, noi non abbiamo la capacità di produrre grano duro, tutte criticità che sono emerse perché negli anni si sono sbagliate scelte strategiche immaginando di poter produrre in altri luoghi a basso costo senza valorizzare un'economia locale che ti garantisca da criticità come questa. Questo principio ha precisi effetti nella vita quotidiana dei cittadini e pone l'accento sulla necessità di avviare una volta per tutte nuove pratiche virtuose, produrre secondo parametri di rispetto del mondo del lavoro, un'altra criticità che chiudo, Presidente, il mondo del lavoro, dell'ambiente e della qualità, abbandonare l'idea che la priorità sia esclusivamente quella di sopperire al bisogno di mangiare e del bere qualsiasi sia il prodotto che le logiche di mercato mettono a disposizione in maniera massiva dei consumatori finali. Siamo convinti che la difesa di un modello di produzione che mette al centro i prodotti di qualità, la predisposizione di filiere sempre più corte, l'applicazione del principio di stagionalità, la centralità dell'imprenditore agricolo, siano tutti fattori che generano e garantiscono il diritto di un popolo a cibarsi di prodotti più sani e la produzione sia in grado di garantire una maggiore sostenibilità ambientale. I prodotti di eccellenza, chiudo Presidente, e la qualità vanno infatti difesi, valorizzando il lavoro degli imprenditori agricoli, e noi intendiamo farlo, perché tutti i popoli hanno il diritto di definire le proprie politiche agricole alimentari, italiani compresi. Grazie, le ho dato un po' più di tempo di quello che aveva diritto, ma sono sicuro che il senatore De Carlo in replica recupera, limitando a un minuto il suo intervento. Prego. Maier, ovviamente, mi dichiaro assolutamente soddisfatto rispetto alla risposta che ci ha dato il Ministro, ma anche e soprattutto per aver visto una volta di più oggi in Aula quale sia la ferma indicazione, la ferma determinazione del Governo e del suo Ministero nel difendere i prodotti e i produttori italiani. Era ora che questa nazione avesse un governo al fianco dei produttori e non un governo che li ostacola o un governo che non si cura di loro. Ce lo chiedono i tanti agricoltori, i tanti produttori che costituiscono l'asse portante di questa nazione e che noi non lasceremo mai soli. Grazie, signor Ministro.